Ciao a tutte! Oggi vi propongo un video tag un po' particolare che si dovrebbe chiamare, se non sbaglio, le mie creazioni create da voi. Allora, che cosa è questo video tag? In pratica in questo video tag vi faccio vedere le creazioni che ormai sono mie, che però mi avete mandato voi, nel senso di persone che non sono io, come al solito mi spiego molto bene. E che cosa devo fare? Vi faccio vedere tutte le creazioni appunto che mi sono state mandate in swap o che ho comprato o quel che sia. E oltre a farvele vedere, la cosa buffa sta nel vedere se riesco a ricordarmi chi me le ha mandate. E visto che, come vedete, ce ne sono tante in tante scatole e visto che faccio swap da più di un anno, credo, ne ho ricevute veramente tante, sicuramente farò qualche figuraccia e voi ve la riderete. Allora, adesso comincio subito. Vabbè, parto da questa che tanto è facilissima perché mi ricordo chi mi ha mandato queste scatoline. Queste le avevo comprate da Ikawaii, momento queste, che sono questo bellissimissimissimissimo anello con la tazzina e il... aiuto, come si chiama? La piovra, il polipo. Poi questo ciondolo spettacolare, non l'ho ancora messo perché ho paura di romperlo, guardate come sembra fragile, infatti penso che lo sia. Poi vabbè, questo cupcake me l'aveva regalato. È fatto veramente bene. E questo, cioè, io non capisco come l'abbia fatto. È una pecora e non so se si vede, ma è proprio morbida. Sembra che abbia davvero la lana. Non so se ha usato il cotone o cosa. Comunque è troppo bella. È geniale. E poi qua dentro avevo messo, per non rovinarlo e mettere in una scatolina carina, questo qui, che avevo comprato da Sugar Pills Clay, che è Francesca. Fin qui era facile. E qui non so cosa c'è. Ah sì, sempre delle cose di Francesca, le collane che uso più spesso. Anzi, che usavo più spesso, adesso ho altre cose sue. Allora, questa bellissima con il domino di pan di zenzero, sì. Quest'altra che è troppo troppo bella. E questa anche spettacolare, sempre di Francesca. Poi, questo è grossino, quindi l'ho sempre tenuto fuori. Me l'aveva mandato Giulia Fra Tutto Fare per la review, che è poi il portafoto. Poi questa è la scatola che contiene una delle due scatole, anzi perché ce ne sono due, che contiene gli charm scusi. Poi avrò anche la scatola qui con i gioielli, diciamo. Allora, queste sono le cose più vecchie, tra l'altro, quindi adesso vabbè, questo si riconosce, è di Francesca, bellissimo, l'ho usato un sacco di volte, infatti si è anche un po' rovinato, vabbè. Questo è di Valentino Orlacchio. Questo è di Puccina Creation, facile ricordarselo visto che è di là. Questo, ho paura di dire cavolate, penso che sia di Giulia Fra Tutto Fare, ma non ne sono sicura. Questo l'ho comprato da Sugar Pills Clay, troppo carino. Questo anche. In pratica sono quasi tutte sue queste cose perché lo sapete che io da lei compro sempre un sacco di roba. Sì, ecco, sono anche in pendenza quindi mi cade la fotocamera, non fateci caso. Sta lì. Allora, tutte queste cose rotoline sono sue? Le cose rotoline, i cupcake arrotolati. Aiuta. Anche questo gelatino, credo, oddio, è suo. Dubbi, vabbè, forse è suo. Anche questo è suo. 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 Che fantasia. Questi, forse sono... No, questo è suo, questo non ne sono sicura. Non lo so, forse è suo. Non lo so, non sembra proprio il suo stile. Non lo so, aiuto. Questo, oddio, Valentino Orlacchio forse. Non me lo ricordo. Questo è sempre di Giulia Fra Tutto Fare. E anche questo. Penso, non si sa mai, dico cavolate, questo non posso scordarmelo. È di Puccina Creation, lo amo con tutto il cuore. Questo è di Francesca, che carino. Questo è di Valentino Orlacchio. Questo, questo è di Valentino Orlacchio, mi pare. Sì, me l'aveva mandato nel regalo di Natale. Questo è fatto da Francesca. Questo video durerà una vita, ve lo dico. Questo, ecco. Lo riconosco dal colore, è di Francesca, perché questo è cognac schiarito. Poi... non so se dire Valentino Orlacchio o
Stefania, che me l'aveva mandato, non lo so, non mi ricordo. No, forse lei mi aveva mandato il phone strap con la ciambellina mezza rosa. Ah, aiuto! Continuo anzi con le figure di me. Ok, poi queste di Francesca. Ecco, ho perso un pezzo. Francesca. Ah, ma perché mi volano via? Questo qua. Anche questo di Francesca. Questo penso di Valentino Orlacchio. Questo anche, forse. È bello che non mi ricordo mai più neanche con chi ho fatto gli swap, quindi magari mi dimentico le persone. Questo è di Puccina Creation. Sì, c'è il mio cane davanti alla porta che fa rumori strani, è inquietante. Poi questo è di Valentino Orlacchio. Anche questo carinissimo. Ah, è troppo bello questo. E questo mi sembra che sia di Giulia Fra Tutto Fare, sempre per la review. Questo è di Puccina Creation, lo riconosco perché ha questo stuzzicadenti troppo carino. Gli charmi infiniti, guardate che montagna di roba, che bello. E Puccina Creation. Anche questo. Oh, si incastra. No, basta. Puccina Creation, credo, non ne sono sicura. Francesca, sempre. Si è incastrato questo stuzzicadenti. Ecco, ma perché oggi le mani di pasta frolla? Questo è bellissimo di Puccina Creation. Come lo dico bene? Creation. Stamattina sono più idiota del solito, non fateci caso. Puccina Creation. Anche questo è il suo cornetto che io amo, adoro. Che carino. Perché non mette a fuoco? Metti a fuoco. Grazie. Oh, è questo che me l'ha mandato. Non ne ho davvero idea, non me lo ricordo. Se tu che me l'hai mandato stai guardando questo video, ti prego non odiarmi, cerca di capirmi, un sacco di roba. E tra l'altro ho una memoria tremenda, quindi ho ancora più motivo di fare questo video perché vi faccio ridere. Sta durando troppo. Questo è sempre quello di prima, uguale a quello di prima, non me lo ricordo. Questo orecchino, che ce ne sarà anche un altro uguale da qualche parte, vabbè, non me lo ricordo chi me l'ha mandato. Francesca, devo cercare di accelerare. Oddio, non lo so. Non lo so, non me lo ricordo. Facciamo così. Francesca. Melly Rose. Francesca. Puccina Creation. È sempre un cupcake come quello di prima che non ricordo. Puccina e Puccina ancora. Questi due. Ancora Puccina. Ecco, questi sono dei marshmallow. Sono scusata perché sono sempre tutti uguali, quindi non so davvero chi me li ha mandati. Ok, questi erano gli charm, alcuni charm fusi. Mi sa che la batteria, anzi non la batteria, la memoria della videocamera presto finirà. Ce la farò, eh? Ok. Poi continuo con gli charm fusi qua dentro, che questa era un barattolo di gomma siliconica. Questi sono più recenti, quindi spero di non sbagliare. Questo me l'ha mandato Human Bijou nell'ultimo swap che ho fatto. Oh, queste sono le bellissime creazioni di Francesca che gli ho comprato, le ultime che gli ho comprato, anzi. Biscottino, Molang Cupcake, non riesco neanche a parlare. Questo era un lollipop, un dolcetto giapponese, vabbè, una cosa carina che non so cosa sia. Questo me l'ha mandato sempre Human Bijou. Qui devo ancora fare il braccialetto con le cosine giapponesi. Non uccidermi, non odiarmi. Troppo carine. Fra. Yume Bijou. Fra. Ah, fra. Questo era l'urlo del succhino che cadeva. Fra. Oh, cacchio. Oh. Ecco, partono le figuracce. Chi me l'ha mandato questo? Ah, non me lo ricordo. È molto carino, ma non me lo ricordo. Ecco, lo sapevo, dovevo fare anche qui una figuraccia. Fra. Tiro fuori tutto. Questi della Fra, che li ho fatti vedere poco tempo fa, quindi non sto a farveli vedere proprio nel dettaglio. Fra. Anche questo Fra.
questo Zelia, credo. Anche questo, forse. Fra. Zelia. Se sbaglio qualcosa ditemelo pure, non mi stupirei se, no, se io sono convinta che sia di una persona, ma in realtà non è vero. Fra. Ah, che carino, Fra. Non me lo ricordavo. Fra. Sempre Zelia. Fra, credo. Fra, che carino. Questa cosa non me la ricordavo nemmeno, cioè, vabbè. Ah, sì, nello swap. Fra. Zelia. Zelia. Fra. Zelia. E Fra. Ok. Poi. Non riuscirò mai a finire l'ultima scatola prima che si scarichi, anzi che si riempia la memoria. Dai, entrate tutti veloci. Ok. Poi c'è questo che contiene i blu. Allora, queste sono tutte ingarbugliate. E allora parto da questo che è rotto, poverino. L'avevo comprato da sempre Francesca, ma si era rotto un orecchio e l'ho persa, chissà dove è finito l'orecchio. Le devo ancora rifare. Questo insieme a questo era uno dei regalini di Natale di Puccina Creation. Anche questa è una collanina regalata da Puccina Creation. Anche questa è una collanina regalata da Puccina Creation. Questo, togliti. Questo, ma allora non si toglie? Ok, questi me li ha mandati poco fa Arianna, Mr. Pirox. Dolci, com'era? Dolci creazioni da indossare. Poi questo me l'ha mandato Francesca, sempre. Poi, anello fatto da Puccina Creation. Orecchini da Puccina Creation. Questo è minuscolo, non mi ricordo assolutamente proprio chi me l'ha mandato, aiuto. Allora, qui c'è questi bellissimi orecchini, dunque fanno la coppia, è così. Ma perché? Così e così. Notare che la scritta è fatta in Fimo e sono di Dolci Momenti di Fimo, che avevo vinto un suo giveaway, che aveva in palio queste cose carinissime. Poi c'è la videocassetta con la TV. Cioè, guardate la faccina, metti a fuoco, ti prego. Io no. Allora, non riesco veramente a capire come faccia a fare le faccine in Fimo così. Guardate quanto è piccola la bocca ed è tutta in Fimo. Vabbè, a parte questo. Questi due orecchini, appunto, non ricordo assolutamente chi me li ha mandati. Questi penso che siano di Valentino Orlacchio. Ah, è tutto ingarbugliato. Questo me l'ha mandato Melly Rose e la collana che c'è incastrata. Non me la ricordo. Forse Artica Neve, non me lo ricordo. Poi, ma perché è tutto incastrato? No, forse era questo di Artica Neve. Ah, non lo so. Orecchini a bottiglietta mandati da Melly Rose o Valentino Orlacchio, penso. Questo carinissimo cupcake, non ho la più pallida idea di chi me l'abbia mandato. Ah, sono messa malissimo. Aiuto, è tutto ingarbugliato. Vabbè, poi li disingarbuglierò bene. Questa bellissima collana di Puccina Creation. Ah, oh, è carino. Questo, non me lo ricordo. Forse Melly Rose, ma non vorrei dire cavolate. Questo sono sicura che me l'ha mandato Artica Neve, Nora. Questo me l'ho ricevuto nel mio primo swap da Carla. Poi, questo è carinissimo, ma non ho la più pallida idea di chi me l'abbia mandato. Aiuto. Questo è un bracciolino da Francesca. Anello da Francesca. Collana da Melly Rose, credo. Penso di sì. Ecco, tutto ingarbugliati. Questi, allora, calma. Questi, ok, non lo so. Questi da Melly Rose. Questi sono sempre i due di prima. Questo è sempre l'altro da Melly Rose. Questo da Francesca. Questo che carino da Puccina Creation.
questo da Puccina Creation, questo da Francesca. In pratica sono sempre loro le cose, quasi. Quindi in questo caso non sarebbe neanche troppo difficile. Ecco, e poi arrivo a cose che, tipo questo, che non mi ricordo chi me le ha mandate. Questo, credo Valentina Orlacchio, ma non vorrei dire cavolate. Questo è l'altro che non so di chi è. Questo, chi me l'ha mandato? Boh. Mamma, non mi... ci sono cose che, ops, che non mi ricordavo nemmeno di avere, aiuto. L'altro da Puccina Creation. Uno slappy da Puccina Creation. Non glielo copiate, vi strozzo. Poi questo bel braccialino. Non me lo ricordo. Questo carinissimo ciondolo del mio Pokémon preferito, fatto da Puccina Creation. E un ciondolo con la mia Sailor Moon, sì, con la mia Sailor preferita, che è Sailor Jupiter, mandato da Puccina Creation. Questa è l'altra bottiglietta. Questi da Puccina Creation. Ma perché non mette a fuoco? Bah. Questo era l'altro. Cade. Un altro. Questo da Puccina Creation. E questo da Francesca, sempre. Ce l'ho fatta, ho finito tutto. Oh mio Dio, 16 minuti di video. Mi odierete a morte, quindi basta così. Vi saluto, ciao!